completamento del parco giochi per bambini a Bigolino di Valdobbiadene con la piantazione di alcuni alberi. Una cerimonia voluta dai volontari della Protezione Civile in collaborazione con la Proloco di Bigolino, il gruppo Alpini di Bigolino e l'amministrazione comunale di Valdobbiadene. Oggi questa mattina ci siamo trovati con il nostro sindaco Luciano Fregonese. Abbiamo deciso di mettere giù queste 5 piante come simbolico, perché noi siamo nati come amici delle piante che siamo nati nel 75, e ci sembrava una cosa bella su un parco bellissimo che è stato realizzato qua nel comune di Valdobbiadene in frazione di Bigolino, e come ricordo di avere messo giù 5 piante, un simbolo che può dare anche per la nuova gioventù un segno del discorso di vedere delle piante messe giù dall'AVAB nel ricordo sempre che noi siamo nati come amici delle piante, un ricordo che le piante bisognano che siano rispettate. Era negli obiettivi di completamento del parco giochi di Bigolino la piantumazione di alberi che possano dare ombra ai bambini che giocano e ai genitori che li accompagnano. Abbiamo aspettato la giusta stagione per fare questa operazione semplice. Pianteremo 5 alberi giovani, saranno qui presenti circa 150 bambini delle scuole materne e elementari di Bigolino, e a loro diremo di accompagnare nella crescita queste piante, di accudirle, e avranno modo di crescere assieme a loro, quindi un significato che va oltre la cerimonia di oggi, che è molto, molto semplice, ma che vuole essere ripetuta negli anni. Ci auguriamo che la sensibilità per le piante, non solo nel momento in cui purtroppo schiantano o devono essere abbattute, ma proprio durante tutta la loro vita, speriamo che nei bambini questa sensibilità cresca, perché una pianta è vivente, ha bisogno di cure, non deve essere maltrattata, e quindi il significato è proprio questo che vogliamo dare ai ragazzi. Sì, facciamo parte anche noi del mantenimento di questo parco giochi per i bambini, e quindi oggi siamo qui presenti anche noi per la piantagione degli alberi insieme all'amministrazione comunale. È sempre bello comunque vedere che i bambini comunque partecipano con voglia e con tanta partecipazione nel piantare queste cose, e comunque vedo che anche l'affluenza al parchetto è molto buona, soprattutto durante l'orario pomeridiano, e quindi i genitori hanno anche modo di venire qui e lasciare un po' i figli a giocare liberi senza pericoli di macchine o quant'altro, ecco. Gli Amici delle Piante è un'associazione nata negli anni 60. Praticamente era un'associazione ante litteram ambientalista. Allora però le associazioni ambientaliste si dedicavano di più alle piante. Uno degli scopi dell'associazione era piantare piante, organizzare le feste degli alberi e organizzare manifestazioni in cui praticamente si piantavano gli alberi. Ha fondato il gruppo volontari antincendio boschivo, che praticamente ha ereditato le funzioni di questa associazione. Gruppo volontari antincendio boschivo che ha fatto un grosso lavoro, specialmente negli anni 80-90, quando gli incendi boschivi erano frequenti anche nella nostra montagna. Ora il gruppo continua a occuparsi di ambiente, e appunto questa mattina, con il lavoro di piantare gli alberi in questo bel parco, l'associazione Amici delle Piante ha rivissuto i tempi iniziali, quando appunto piantavamo gli alberi.